Bella raga, allora oggi ci troviamo in Alta Valformazza, siamo sul lago di Morasco, una diga enorme. Oggi ci dedichiamo a cercare i salmerini alpini, o meglio Arctic Char. È una pesca molto divertente se si impara a fare, nel senso che l'unica parte veramente tecnica è che questi salmerini bisogna pescarli attaccati al fondo, calcolando che peschiamo su fondali che vanno dagli 8 ai 25-30 metri. Non è mai così semplice rimanere in pesca, perché la condizione sine qua non per avere dell'ottimo risultato, delle ottime catture, è rasentare il fondo durante tutta l'azione di recupero. Si utilizzano pertanto delle esche pesanti, sia normalissimi jig da mare, in grammature che vanno dai 15 ai 40 grammi se vogliamo pescare molto pesanti, e poi jig da slow, quindi jig un po' più cicciotti per un affondamento più lento, e i blade o i metal vibration, quindi sostanzialmente esche metalliche che consentono, pesanti, che ti consentono lanci molto lunghi, perché spesso e volentieri dobbiamo fare lanci anche di 40, 50, 60, 70 metri, e che consentono un affondamento veloce e un approccio sul fondale ottimo, cosa che con altre tipologie di esche non si ha. La gomma, che potrebbe essere una testa piombata, che potrebbe essere anch'essa una buona soluzione, abbiamo notato che per i salmerini non è così attrattiva come invece sono le esche metalliche, quindi c'è una notevole differenza. Le catture spesso non sono di taglia elevata, però se si pesca bene sono numerose, riusciamo a fare un copioso numero di catture, quindi anche abbastanza divertente. Non è una pesca da fare in finesse, nonostante la taglia dei pesci media non sia alta, sono 25-30 cm, dobbiamo considerare che utilizziamo esche pesanti e che nei lanci si strappa, cioè si tende a lanciare molto forte, per cui un'attrezzatura leggera rischi di spaccare semplicemente lanciando l'esca, perché si spacchi il finale e quant'altro. Quindi trecce che vanno dai 12 ai 18-20 libre, e finali e tip che vanno dai 8 fino ad arrivare a un 12 libre, 13-14 libre per le esche più pesanti. Niente, questo è questo. Questa è la prima fase dell'approccio. Adesso vediamo, entriamo in pesca in questo preciso momento. Inizio con una blade a produrre un po' di vibrazioni e vediamo cosa succede. Bella lì. Qua ci saranno 25 metri d'acqua più o meno. Bisogna aspettare assolutamente che vada sul fondo. La parte difficile è quella, è sentire il fondo a 20-25 metri. Quindi è necessaria sicuramente la treccia, è ovvio. Che mangiata! Praticamente fai solo dei piccolissimi balzelli. L'esca bisogna staccare 5 centimetri, 10 centimetri, non di più. Quei metal vibe 5 cm con un jig leggermente in più, perché mangiano spesso in caduta quando il jig riscende, però bisogna sempre stare attaccati al fondo. Yeah. Primo pesce su 25 metri d'acqua almeno. Difficilissimo, perché oggi c'è un vento contrario, per cui senti le mangiate e non riesci a afferrarli, perché sei molto, molto, molto poco diretto. Speriamo che non si slami. Sembra anche di taglia abbastanza decente. Ecco il primo Arctic Char della giornata. Taglia anche carina, tra l'altro. Una bella taglia, una bella taglia. Edge, I get big. Ah,
bellissimo salmerino alpino ciccetto. Adesso lo lasciamo andare subito. Questi mangiano bene, bisogna solo stare veramente tanto attaccati al fondo, però questa è già una taglia discreta, insomma, niente di eccezionale, però rispetto alla media che si trova, che prende solitamente, diciamo che il 25-27 è già una taglia pressoché divertente. Certo che sicuramente ci sono anche pesci molto più grossi, è che ce n'è un discreto quantitativo di piccoli, quindi fanno fatica ad arrivare i grossi sull'esca probabilmente, e beh, sicuramente ce n'è di molti molti meno rispetto alla quantità, però è divertente. Abbiamo circumnavigato, anzi circonciso il lago. Abbiamo percorso tutto il perimetro del lago, siamo arrivati sulla diga sostanzialmente, ritorniamo al punto di partenza, che è là dove c'è quella casetta. È andata bene, nonostante in alcuni tratti il forte vento, però abbiamo preso più di 50 salmerini, niente di esagerato, però molto divertente. Molto divertente, adesso facciamo ancora 4 lanci giusto per vedere se prima della sera qualcosa di carino a bocca. Nessuna trota, ma ci siamo concentrati tanto sulla pesca sul fondo, quindi sul salmerino, e devo dire è più che normale. Più che normale, e devo dire che è andata bene, è stato molto divertente, una bella giornata. Bam. Sbam. Mangia un cazzo comunque. Ma mica filmatone proprio. Avevo appena detto non mangia un cazzo.